facoltà di intervenire. Sì, grazie, onorevoli senatrici, membri del governo, la Lega esprimerà voto favorevole a questo disegno di legge, ovviamente sulla proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, tenuto conto delle difficoltà tecniche che sono state manifestate dagli operatori del settore. Ringraziamo il governo per l'intervento, perché pensare di far intanto scattare l'obbligo di fatturazione elettronica per l'attività di rifornimento di carburante il 1° di luglio, lo dico in senso ironico, è stata davvero una genialata. Ci si sarebbe aspettati ovviamente le proteste delle categorie, quindi direi insomma anche proprio con l'avvicinarsi delle vacanze estive, direi che proprio è stata pensata male come misura. Quindi grazie al governo per l'intervento tempestivo. E insomma già sarà anche difficile, questo lo diciamo sulla base di quello che abbiamo raccolto sul territorio, far scattare l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le categorie dal 1° gennaio del 2019. Infatti sono state riscontrate molte difficoltà di carattere organizzativo, soprattutto da parte ovviamente di tutti gli operatori, molti dei quali non saranno pronti, l'hanno già dichiarato in più di una circostanza, con rischio anche concreto, questo l'abbiamo sottolineato, ma è stato sottolineato anche in diversi interventi, ovviamente che assisteremo ad una lievitazione dei costi per gli studi di commercialisti, così come per i clienti, società di software, enti certificatori, banche, società di intermediazione bancaria, che intervengono ovviamente, che si sono fatti avanti e con un costo elevato ovviamente obbligano, si danno la loro disponibilità a dare una mano alle aziende che sono in difficoltà, no? Poi tra l'altro questa questione di voler anticipare al 2019 la fatturazione elettronica, unico paese in Europa, questa questione qualcuno poi, magari se volete anche dopo, quando a fine là ce la dovrà spiegare, come mai questa anticipazione, perché poi con tutti poi i problemi che ci saranno anche, si creeranno anche a livello di discrepanze sull'armonizzazione a livello europeo del pagamento dell'IVA, perché non dimentichiamoci anche questo. Ecco, poi a me viene in mente il detto, no, che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Ci viene da pensare che il governo probabilmente abbia fatto una corsa per cercare di anticipare la fatturazione elettronica perché forse servivano un paio di miliardi di euro, no? Quindi hanno messo l'entrata, tra l'altro un'entrata tutt'altro che certa, perché poi bisogna verificare davvero se il contrasto all'evasione fiscale, anzi molti operatori probabilmente che non saranno pronti, magari con la paura di sbagliare, di non riuscire a fare la fatturazione elettronica, può essere che non la facciano la fattura, e quindi altro che introiti di 2 miliardi di euro. Tra l'altro entrata non certa, ma soldi già spesi, perché questo è il meccanismo, soldi già spesi. Motivo per cui saremmo anche stati ben lieti di approvare qualche emendamento della minoranza, perché su cui magari dal punto di vista anche del merito eravamo d'accordo, ma voi sapete bene che nel bilancio, una volta che hai messo quell'entrata, se vuoi fare un emendamento bisogna trovare la copertura, e trovare 2 miliardi, perché questo sarebbe l'idea, o magari anche per creare il doppio binario come qualcuno l'ha messo in evidenza, servono delle risorse. Quindi l'augurio ovviamente è quello che il governo possa trovare un metodo, un meccanismo, delle risorse tali che consentano agli operatori di potersi piano piano adeguarsi a questo nuovo sistema. Il doppio binario forse doveva essere pensato all'origine, che sarebbe stata una forma molto più di buonsenso per consentire a tutti gli operatori di potersi adattare, e questa era la logica, però abbiamo visto com'è andata, quindi noi ci auguriamo, ringraziamo ancora il governo, ci auguriamo che il governo possa fare qualcosa con i prossimi provvedimenti venendo incontro a tutti gli operatori, ma è chiaro che bisognerà trovare le risorse.
E questo è un altro bel problemino che ci siamo trovati sulle spalle, che ovviamente proviene dal precedente governo. Ma l'impegno ci sarà fino in fondo e ribadiamo con questo il nostro voto favorevole ad un decreto che già comunque ha fatto qualcosa di positivo ed è venuto incontro a quelle che sono le richieste legittime degli operatori del settore. Grazie. Senatore Sciascia, facoltà di intervenire. Grazie. Grazie Presidente. Gentili colleghi, signori del Governo, il provvedimento oggi in votazione concerne il differimento dal primo